Buondì, seconda live studio, secondo video, e come potrete vedere rapidamente c'è una qualcosina di leggermente diverso. Ad esempio non c'è la chat che sta scrivendo qua sotto perché ho avuto un piccolo problema con le registrazioni, di conseguenza lo sto riregistrando separatamente offline per caricare l'argomento. Ok? Unica differenza, le vediamo un attimino. Ah sì, beh, no, in realtà potrebbe essere anche meglio, non mi vedrete scrivere un pezzo per volta perché ho già tutto quanto scritto e preparato. Di conseguenza, argomento di oggi è composizione e le sue non regole. Perché non regole? Ok, piccola premessa. Ovviamente il motivo è che la composizione è uno di quegli argomenti che sembra essere molto più strano da approcciare all'inizio, vago per alcuni versi, proprio perché generalmente si dice sempre quando uno sta iniziando devi cominciare dai fondamentali, ok? Quali sono? Anatomia, prospettiva, composizione, luce, bla 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 bla. Quando si tratta di arrivare alla composizione, di solito ti dicono: guarda, ci sono le regole di composizione, c'è cioè la regola dei terzi, la sezione aurea e tutte queste questioni. Sono sbagliate? Lo promettiamo subito? No, ovviamente no, ok? Mancherebbe. Video finito. In realtà siamo a posto così. No, ok, andiamo un pochino più avanti. Però appunto, non è che siano sbagliate, assolutamente, sono degli schemi utilissimi da seguire per cominciare. Il punto è che molto spesso vengono visti come dei dogmi, ok? E quando c'è una regola, il tutto tende a forzare un po' la mano, soprattutto quando si è nuovi all'approccio e cercare di mantenersi strettamente legato a quelle regole in ogni modo. Proprio per quel motivo molto spesso vediamo pezzi che si assomigliano un sacco tra di loro, soprattutto all'inizio, no? Con le prime sperimentazioni, gente che magari sta iniziando da poco ed è che avrà sempre il castello in alto a destra, l'omino col bastone in basso a sinistra. Ci hanno fatto un sito letteralmente raccogliendo tutte queste immagini. E non è sbagliato, però limita la creatività, è un discorso che abbiamo già fatto tempo addietro, ok? E proprio per quello a volte si tende per contro a fare una delle peggiori cose possibili, quindi uscire con delle frasi commercialissime recuperate da film d'azione della serie Le regole sono fatte. No, le sono fatte per essere seguite, ok? E analizzate sulla base di un contesto. Nella maggior parte dei casi, se decidete di infrangere, tra virgolette, una regola, deve essere per una motivazione giustificata. Okay? Per quello che ci sono le postille, anche in legge. Se voi rifiutate una regola per il gusto di farlo, molte volte, quando siete inesperti, nella maggior parte dei casi, create un po' di cagate. Okay? Quindi, no, non è vero, la regola di terzi non funziona. Questo è stronzato. Cerchiamo di dare però un po' più di contesto a questa frase, delucidando un attimino il pensiero, che così sia un po' più, che sia un po' più facile per voi. Quindi il punto che voglio fare qual è? È che la composizione si basa su certi tipi di regole che noi sfruttiamo, che però hanno la loro origine nel come il cervello è abituato a leggere queste immagini. Okay? Sulla base di questi sono formati diversi tipi di schemi che possono essere utili accorpati alla conoscenza di base su come funziona la composizione. Andiamo a vedere adesso di cosa stiamo parlando. Ok? Dico composizione, innanzitutto cerchiamo di capire bene di cosa parliamo facciamolo dandogli una definizione in sostanza, quindi il posizionamento degli elementi figurativi nello spazio. Direi che è una frase che lo indica abbastanza bene, ok? Perché alla fine si tratta di riarrangiare i nostri soggetti multipli molte volte all'interno di una stessa immagine, ok? Ma il punto è che la composizione è quell'insieme di nozioni che ti aiuta a gestire questo processo. Come possiamo farlo? L'abbiamo detto prima, uno degli elementi più utilizzati generalmente è quello di aiutarsi con dei tipi di schemi. Volutamente scrivo schemi per il discorso che ci siamo appena fatti, cioè perché se noi andiamo a integrarli come regole e dittami da seguire, rischiamo di avere dei problemi. Sono schemi utili, questi sono quelli i più comuni visti e stravisti, quindi divisione dei terzi, suddividere la scena
in tre parti verticali e orizzontali e mettere i punti di interesse nelle intersezioni di queste assi. Sezione aurea, cioè la differenza, il rapporto proporzionale che c'è tra molti degli elementi in natura e che quindi noi vediamo come una proporzione organica piacevole agli occhi che può essere sfruttata. Schema piramidale, quindi la veicolazione delle linee di supporto verso un punto centrale. Però sono tantissimi, ok? Io ho fatto l'esempio di Edgar Payne, che è appunto, vedete, un pittore degli inizi del secolo scorso, che nel suo trattato Composition of Outdoor Paintings, cioè composizione per i paesaggi, ha indicato 19 schemi compositivi per il paesaggio, utili. Usati, ancora utilizzati di più, di meno, però si può approcciare in mille modi la struttura compositiva e questi schemi funzionano, queste strutture di base funzionano perché si basano su una corretta assunzione di come il cervello veicola la lettura dell'immagine. Però appunto, qual è il problema che abbiamo detto prima? Che tende a essere vincolante all'inizio, fin troppo, ok? Però cerchiamo di capire un attimino, talvolta limitanti. Questo perché? Perché si va a, diciamo, forzare la mano a seconda di quella che è la narrazione della scena. Okay? E il punto sempre principale, no? È quello che veicola la nostra creatività e che deve essere sempre al primo posto. Quindi, sulla base di che cosa si reggono queste strutture? Su alcuni punti semplici. E cercheremo un attimo di sintetizzare e che sono appunto, come stiamo guardando qua, coerenza delle forme esposte e varietà ed inaspettato. Okay? Ripetizione di forme utilizzate nella stessa scena per creare armonia e bilanciamento di contrasti, diversità e separazione di piani differenti per cercare di creare varietà. E quindi creare un elemento che attiri l'attenzione dell'osservatore. Okay? È tutto troppo uguale, tutto troppo bilanciato, non c'è niente che spicca, il cervello non sa che cosa guardare. Al tempo stesso, se è tutto troppo caotico, non c'è una linea guida che aiuti a far percepire una struttura, una riconoscibilità per il cervello dell'immagine. Quindi io ho fatto l'esempio della bilancia perché secondo me è più figurativamente quello un pochino più indicato, il fatto di dire, cercare di mantenere in equilibrio il mio pezzo nel suo insieme, cioè non avere delle aree completamente sbilanciate, delle aree senza interesse, ad esempio, o delle aree troppo accorpate e dense di informazioni rispetto ad altre, ci vuole equilibrio, ma al tempo stesso questo equilibrio deve essere gestito utilizzando elementi non tutti uguali tra di loro. E bilanciarli in quella maniera. Per quello c'è una bilancia mantenuta in equilibrio da pesi di dimensioni diverse. Quindi, come dicevo, questo è il concetto di base che sta a riferimento per tutte queste strutture di comando. Ed è quello il punto. Perché poi, se noi abbiamo bisogno di creare delle variazioni per vari motivi, che come possono essere qua appunto la ricomposizione dell'immagine, il fatto che nel momento in cui noi posizioniamo un elemento importante all'interno della composizione, questo a sua volta può creare degli altri sottospazi compositivi all'interno della scena. Quello spazio, come una linea verticale che separa l'immagine in due, deve essere visto da un certo punto di vista a sé stante come composizione e bilanciamento delle forme. Quindi ho bisogno di ricampionare, ricomporre quell'area, non nell'insieme dell'immagine, ma nella sua principale, oppure bilanciamento delle forme, perché alcune forme proprio per la loro struttura possono avere un peso maggiore di altre e posizionarle rigidamente sempre sulle stesse assi può creare a volte un equilibrio sbagliato tra le forme. Serve magari spostarsi, oscillare, ribilanciarle nel loro insieme a seconda di quello che è visivamente il movimento che fa l'occhio all'interno delle forme. E come dicevo prima, in cima a tutto, anche se qui è sotto, evidenziato, finalità narrativa. Allora, ovviamente qui non c'è un esempio specifico perché possono essere mille, ma la questione è che
il racconto dell'azione, il racconto di ciò che sta accadendo deve essere il punto, il nodo fondamentale del pezzo. Quindi se la composizione standard va in qualche modo a rendere difficile la lettura della nostra narrazione, allora lì quella deve rendersi subordinata a quest'ultimo. Quindi come possiamo fare? Partendo anche da questi schemi, però ad adattarci a seconda di quello che è il nostro pezzo, la nostra. Come detto prima, capire le regole che stanno alla base di quella lettura, ovvero come il cervello analizza e legge queste. Tenete presente che questo si svolge in una maniera abbastanza meccanica per il cervello, non è corroborato a tutta la filosofia che la nostra mente, la nostra cultura può impostare. È un meccanismo che avviene in maniera meccanica e biologica tra il sistema di acquisizione immagini dell'occhio e l'analisi del cervello. Perché per il cervello è solo una questione di comprensione, non c'è arte, c'è tutto questo. Tutta l'emotività, il pensiero viene aggiunto alla fine con il contesto. Quindi non va subito a dire sto cercando un protagonista, sto cercando un climax narrativo. No, vedo un'immagine, analizzo che cosa sto guardando. Quello è il ragionamento. Lo fa seguendo questi step. Quindi, nel momento in cui l'immagine gli viene posizionata davanti, lui la attraversa, cioè analizza l'immagine nel suo insieme muovendosi attraverso e si ferma in quelle zone che per lui sono distinguibili dalla massa di informazioni. Okay? I punti più facilmente leggibili all'interno dell'area sono quelli dove lui si sofferma e va a fare la sua analisi diciamo, preliminare. A quell'analisi lui va quindi ad acquisire, ad inserire, ad aggiungere il contesto. Che cos'è quella forma? Identificala. È un personaggio, è un albero, è una pistola. È un fuoco, okay? È sangue. Alcuni chiaramente elementi possono richiedere più o meno tempo, ma di base tutto questo processo viene fatto in una frazione di tempo immediata, infinitesimale, quasi potremmo dire circa un secondo. Adesso non ricordo di preciso quant'era, però proprio perché è così immediato e intuitivo, il cervello non può spendere tempo a fare analisi complesse nella lettura. Ed è per quello che noi dobbiamo facilitare il suo lavoro, perché se qualcosa è troppo complesso per lui da analizzare, se ne stufa, okay? Si sforza, consuma un sacco di energie e quindi per lui non è intrattenimento, okay? Che è la parte che crea piacere nell'osservare l'immagine, perché c'è uno sforzo. Quindi, come possiamo noi andare ad aiutare il cervello? Partendo da quegli schemi che abbiamo visto e da quello su cui si basano, quindi coerenza strutturale e varietà, bilanciamento di questi fattori, e cercando di individuare dal punto di vista narrativo quali sono gli elementi importanti per noi, il nostro punto di fuoco principale, gli elementi importanti alla narrazione, e valorizzare quegli elementi in modo che sia immediato per lui riconoscerli all'interno dello schema delle cose. Come possiamo fare questo? Fondamentalmente con due questioni, che sono la gestione del contrasto e il supporto dei punti di contrasto primario tramite delle linee guida. Cerchiamo di approfondire un attimino l'argomento e il discorso. Cosa si intende per punti di contrasto principali e linee? Punti di contrasto principali sono quelli che per definizione hanno maggiore contrasto in un'immagine, ok? E questo contrasto può essere un contrasto di qualunque tipo, può essere un contrasto di forma, può essere un contrasto di luce, cioè una zona con delle luci intense vicino a delle ombre intense. Può essere un contrasto di colore, di temperatura colore, e magari un punto rosso all'interno di un'area completamente blu. Un contrasto di edge, di forme, di delle aree particolarmente rumorose, non ben definite rispetto a spazi più puliti.
Lo possiamo vedere proprio in queste immagini, no? Questi sono alcuni degli esempi che ho preso che stavamo chiacchierando. E vedete che in una scena come questa, ad esempio, l'occhio è immediatamente veicolato verso la parte del carro dove è presente il carro. Perché? Perché ci sono vari tipi di contrasto. Innanzitutto le forme sono particolarmente riconoscibili, perché abbiamo una struttura geometrica semplice, lineare, una silhouette del cavallo pulita e anatomicamente ben distinguibile rispetto ad un ambiente vicino adesso molto più caotico e frammentato a livello di forme e pennellate. Perché è importante riguardare quello, come ho detto prima, si tratta di forme. Il cervello prima legge le forme e poi le contestualizza. Quindi qui c'è un contrasto di forme, c'è anche un contrasto di luci. Perché il punto, mentre nelle aree delle rocce attorno, sì, ci sono variazioni di colore e di intensità, di luminosità, però sono molto più compatte all'interno della parete rocciosa, mentre nel carro noi abbiamo un colpo di luce intenso sulla tenda bianca, vicino ad un'area interna della tenda del carro stesso che è molto scura, il cavallo scuro, nero, contro la superficie chiara e azzurra della montagna dietro. Per la distanza. Okay. E tutte le linee esterne a questo punto di fuoco principale non fanno che cercare di veicolare l'attenzione dell'osservatore verso il centro, okay? Creando delle linee guida attraverso le stesse forme che creano un movimento convergente verso quest'area dell'immagine. Penso che sia l'immagine migliore del mondo, questa è la composizione preferita proprio nella storia. No, non nel mio gusto particolare, per carità. Però secondo me chiarifica il punto di cui stiamo parlando. Io magari avrei fatto qualche altra cosa diversamente, ad esempio, ma il soggetto può essere anche soggettivo il discorso. Ad esempio, non avrei mantenuto il sangue in questa linea retta, proprio perché da questo punto qui, che è il fuoco principale, l'occhio va a spostarsi verso le linee, gli altri punti di interesse più facilmente distinguibili. Una linea rossa del sangue attira facilmente l'attenzione. Quindi verticalizzarla così temo che porti l'occhio un po' al di fuori dell'insieme dell'immagine. Io l'avrei fatta magari più irregolare e l'avrei fatta magari curvare in modo da farla rientrare di più verso, ad esempio, queste linee diagonali che riportano l'occhio verso il centro. Ma ripeto, è soggettivo. Però vedete che questo ragionamento funziona per tutti e aiuta a far capire all'artista dove l'osservatore potrebbe andare. E sapendo come il cervello ragiona, lui può capire se in quel momento sta aiutando l'osservatore ad andare dove vuole lui. Ad esempio, in questa scena qua è chiaro che il punto di fuoco principale deve essere il tecnigrafo. Perché abbiamo un piccolo studio senza figure, okay, che cerca quindi di rappresentare una realtà di vita attraverso gli elementi d'arredo, no? Cerca di raccontare il personaggio attraverso il posto in cui vive e non col personaggio stesso. E qual è l'elemento caratteristico più importante della sua vita artistica? Il lavoro che fa. Il tecnigrafo quindi in questa scena per forza avrà più rilevanza rispetto ai libri dietro che non potremmo comunque distinguere o con cui non potremmo magari dare chissà quale informazione specifica su di lui. No? E cosa facciamo? Andiamo a riempire di titoli tutti quanti quei libri lì per cercare di spiegare che cosa legge e che cosa gli piace? Il cervello non andrà mai così a fondo, lo potrebbe fare in una seconda lettura se viene affascinato dal pezzo ed è attratto da esso e quindi dice ok, vado a continuo ad esplorarlo. No? Il motivo per cui non mettiamo generalmente solo un punto di fuoco, ma cerchiamo di avere anche dei punti di fuoco secondari subordinati e dopo aver lasciato l'impatto principale rendano ancora esplorabile la scena. Per l'osservatore. Quindi questo è il tecnigrafo, questo rappresenta il suo lavoro, ciò che lui fa, però dobbiamo rendere anche il resto dell'immagine. Quindi vediamo, no, da lui vedete che subito dopo mi sposto verso l'area della borsa, okay?
è un simbolo della sua presenza, del suo passaggio. E dopo a quel punto, l'occhio, proprio guidato da queste linee verticali, ritorna nella parte alta, perché comunque cerca un movimento e un senso di completezza. Quello che noi dobbiamo fare è cercare di veicolare la sua esplorazione per far sì che sia il più naturale possibile. Come possiamo aiutare a fare questo? Gestendo bene e con attenzione le linee guida. Quindi aggiungendo a semplicemente questi contrasti delle buone linee di supporto e spingiamo il pezzo ancora più avanti. Questa è ad esempio un'illustrazione di Bayer Wu. Già dai contrasti e dalle forme possiamo capire dov'è il punto di fuoco, così come lo era per il carro. Vede che qua il rapporto è simile, ci sono aree, la figura umana è facilmente distinguibile, ha i contrasti maggiori di tutta l'area, no? Mentre il resto dell'ambiente, se guardiamo verso gli estremi dell'immagine, diventa addirittura sfocato e impastato. Ma oltre a fare quello, oltre a indicarci il suo punto di fuoco, lui fa in modo che tutta l'immagine ci aiuti a supportarlo tramite queste linee guida. La direzione degli alberi, delle creature volanti, dei tronchi. Okay? E qui, come potete vedere, ci sono delle linee che io chiamo linee di disturbo, che servono proprio per andare a rompere quelle forme che hanno di per sé un contrasto troppo elevato e che quindi vanno a competere con il mio fuoco principale. Abbiamo detto, dobbiamo aiutarlo nelle sue scelte. Ci sono delle parti che hanno lo stesso peso da una parte e dall'altra. Lui non si muove, non saprà se muoversi prima in un lato o nell'altro. Motivo per cui nella bilancia di prima, come dicevo, noi usiamo pesi diversi. Tutto è bilanciato, ma c'è qualcosa nel singolo elemento che attira di più la mia attenzione. Ok? È probabile che io magari vada a guardare prima questo qui. Stesso discorso. Queste linee verticali dei tronchi, sì, guidano l'occhio verso l'interno, ma hanno anche un contrasto molto alto, molto, molto intenso, perché sono forme pulite, geometriche. Un tronco è più chiaro dell'altro per evitare di dare troppi contrasti in questa zona qua in fondo. Così poteva, diciamo, guidare troppo l'attenzione dell'occhio verso l'angolo della scena. Mentre noi vogliamo che dal punto di fuoco principale lui si muova, organica, ma ritorni verso il centro dell'immagine. Allora lui cosa fa? Rompe quelle forme utilizzando altre forme, utilizzando delle linee di disturbo che rendono più impastato, tra virgolette, il settore dell'immagine. Quel contrasto di edge, come dicevamo prima, di linee, di contorni, che dicevamo prima. Un'area più pulita rispetto a un'area meno pulita. È facile leggere lei perché è una forma complessa circondata da forme molto più semplici. Qui non potevamo aggiungere forme distintive particolari, non possiamo mettere semplicemente un ramo verticale qui per chiudere. C'è bisogno di rompere con una forma leggermente più complessa in modo che questo rettangolo qui si frammentasse in altre parti. Qui ci sono un altro paio di esempi che ho inserito, ma ne possiamo fare mille. Ok, possiamo andare a vedere qualcos'altro anche per voi, per attenzione. Andiamo a prendere ad esempio qui, non andiamo sempre su Bayer Wu, ecco, andiamo sul cinema per cambiare. 1917. Lo vediamo chiaramente che l'attenzione, tutti quanti inizialmente portano la loro attenzione su di lui, non vanno sul ragazzo qui nell'angolo spaventato. Perché? Perché proprio per come per come sono posizionate le persone, lui immediatamente risalta rispetto alle altre figure. È una figura complessa intorno ad uno spazio molto più pulito, mentre ad esempio l'orbo, per la loro vicinanza, la posizione sovrapposta di varie linee guida dei corpi, tendono ad essere un'area più complessa da analizzare. Il cervello appunto
riconosce prima, perché lo individua immediatamente. Secondariamente, nell'immagine va chiaramente a guardare il resto. Come potrebbe muoversi ideologicamente, no? L'occhio in questa scena se la fissasse immutata così per un certo periodo. Probabilmente da lui istintivamente si muoverebbe verso questa persona a sinistra e poi andrebbe verso quella a destra e ritornerebbe indietro. Perché penso che faccia così? Perché il mio punto di fuoco principale, proprio con la sua postura e la sua direzione, cioè il suo sguardo, mi sta dando una direzionalità. Dando una direzionalità. Quindi tende a portare l'occhio verso il lato sinistro. Perché il cervello cerca comunque sempre il percorso di minor resistenza. E quindi questa figura qui è più separata rispetto a queste qua. Quindi è più facile che lui da qua si sposti immediatamente. Da questo lato. Per questo non ci hanno fatto in modo che le altre figure fossero, le altre persone qui fossero più distanti, in modo che anche nel movimento le altre figure dietro risultassero comunque più piccole e meno di impatto rispetto al personaggio qua vicino. Ok? Non ha lo stesso valore suo perché è accasciato, lui è più in alto, quasi uno schema piramidale, però ad esempio vedete che non rispetta il bilanciamento perfetto dello schema piramidale, perché la distanza tra questi due è diversa e non rispetta neanche alla perfezione la regola dei terzi, perché se noi andassimo a dividere questa scena in terzi, anzi facciamolo direttamente con lo strumento di Photoshop, e qua vediamo che tutti sono fuori da queste assi. Negli incroci c'è praticamente solo il sedere del ragazzo. No? Ma non penso che fosse quello il punto di interesse, giusto? Ed è come questo qua, che è il secondo, è il terzo ragazzo che probabilmente guardiamo, è quasi all'esterno dell'immagine. Ma perché? Perché nel suo insieme, il nostro cervello vede loro come gruppo, sono molto accorpati tra di loro, sono molto vicini. Okay? Certo, probabilmente guarderà prima loro verso l'esterno che loro verso l'interno, perché loro sono ancora più accalcati e ancora più complessi. Però non vedrà solo lui nell'insieme, vedrà lui insieme a quest'altro ragazzo. Di conseguenza abbiamo una forma triangolare, meno, diciamo parallelepipedale, trapezoidale, okay, che converge verso il centro. Quindi il suo peso non è totalmente verso l'esterno dell'immagine, proprio perché questa forma convergente crea un movimento interno. Okay? Quindi se loro li avessero posizionati esattamente qua, dove era la linea, avrebbero coperto e ammassato tutta quest'area qui perdendo profondità di campo e si sarebbero accorpati troppo a lui, che è il nostro punto centrale. In questo caso non è stata rispettata appieno la regola di terzi, ma perché cosa? Per la funzione narrativa, perché c'era bisogno di mostrare le truppe in partenza, c'era bisogno di mostrare tutti i soldati che si muovevano. C'è bisogno di creare profondità di campo in questa inquadratura. E c'era bisogno di creare movimento nella scena. È una preparazione a questa carica che andava verso il lato sinistro. Quindi se già tutto quanto protende direzionalmente verso destra, è normale che devo cercare di, come diciamo prima per la bilancia, no? Di dare un leggermente peso in più dall'altra parte. Controbilanciare, se il peso fosse esattamente nel mezzo e un lato fosse più lungo, cadrebbe a sinistra. Faccio l'esempio della bilancia sperando che sia un po' più semplice da capire, però in generale spero di essermi spiegato. Potrei farvi anche altri esempi col cinema, come ad esempio la scena di Schindler List. Ok? Faccio l'esempio apposta proprio perché è una scena molto molto intensa, molto complessa, con un sacco di forme qui. Ed era la funzionalità narrativa della scena, doveva mostrare questo gruppo di persone ammassate dentro il, non il gulag, scusate, perché qua siamo in un campo di concentramento, no? Per dare questo senso di claustrofobia, quindi non poteva svuotare la scena, no? Per favorire la lettura. Che cosa ha fatto però? Ha cercato di giocare con lo spaziamento e la disposizione dei personaggi e con le luci, per creare
delle linee compositive. Noi riusciamo a percepire che queste persone qua sono su un piano diverso rispetto a questa massa. Perché le persone qui in fondo sono molto più accorpate e sulla stessa linea tra di loro, quindi creano una massa più uniforme rispetto a queste che sono più vicine, okay? E proprio per come sono illuminate, hanno delle silhouette che marcano molto di più la loro presenza nella scena, creando variazione compositiva, variazione di densità in questo caso, ok? Vedete, il fatto che loro siano qua c'è uno spazio vuoto che normalmente non ci sarebbe, perché stanno tutti ascoltando la radio, perché dovrebbero mettersi lontani ad ascoltarla? Sarebbero tutti ammassati, ma loro avrebbero riempito tutto, non avrebbero dato spazio di movimento, non avrebbero dato respiro ai personaggi qua in primo piano, personaggi ai quali il cervello si sarebbe potuto dedicare con più facilità. Noi vediamo prima loro, probabilmente prima lei, e poi da lei, proprio seguendo questa linea delle teste, tutto il resto della gente. Vedete che tutti quanti guardano in questa direzione. Quindi, arrivato qua, il mio occhio non si perde nell'angolo, perché lo percepisce una direzionalità nel soggetto della scena. Una direzionalità che avviene con l'analisi più complessa. Ora, per questo dico che a volte la narrazione della scena può andare ad alterare i bilanciamenti della composizione. Io qui ho molti altri esempi, ora non vorrei tediarvi, questo è un esempio che ho fatto strutturale apposta per far vedere cosa intendevo con ricomposizione dello spazio. Mettendo un elemento particolarmente importante e predominante nella scena, mi crea dei sottogruppi all'interno della composizione. E mettere semplicemente un altro albero qui avrebbe reso in realtà la scena molto meno dinamica, perché i due elementi sarebbero stati quasi paralleli nella scena, essendo alberi e quindi linee verticali, e avrebbero ridotto il movimento dell'occhio, non avrebbero spinto a muoversi e esplorare la scena. Quindi ho detto, ok, ricomponiamola, spostiamo gli alberi per dare più respiro alla parte in fondo e dare anche più apertura per la profondità. Io sul Discord chiaramente ho caricato anche questi altri esempi che ho fatto, ok, molto più grezzi, ma proprio fatti apposta senza dettagli per focalizzarmi sulle forme strutturali e non tanto sul contesto. Si può riconoscere chiaramente magari un parca o quella che può essere una forma vagamente umanoide, ma l'obiettivo era concentrarsi sulle strutture. Per quanto riguarda questo tipo di esercizio, vi consiglio di fare esattamente quello, non concentrarvi su un'immagine da approfondire, se l'obiettivo è la composizione, ma concentrarsi nello strutturare tante piccole scene, magari anche non tutte uguali, magari con composizioni verticali, con altre forme, e cercare prima ancora di contestualizzare, di strutturare l'immagine partendo proprio dal punto di vista di vuoti, pieni, contrasti e linee guida. E poi il contesto. Io potrei andare anche a fare un esercizio di composizione anche completamente astratto. Questo qui, che era il primo esempio, vedete che non ha praticamente connotazioni al suo interno. Questo a malapena, l'ultimo. Quindi questo più o meno, questi sono altri sketch fatti e caricati sul Discord, però questo per lo più a grandi linee è, diciamo, la logica che sta dietro al ragionamento compositivo, una cosa che volevo mettere a parole e, diciamo, potrei dire su carta o sulla lavagna digitale, proprio per riuscire a dare perlomeno un po' più di chiarezza sul contesto che sta dietro a queste regole compositive e capire che sono un buon punto di partenza, ma che non sono davvero regole, e che se comprendiamo bene come il cervello ragiona, possiamo ai fini narrativi ottimizzarle per ogni specifico pezzo. Quindi, detto ciò, noi ci rivediamo per il prossimo argomento mercoledì 18, credo, mercoledì 18 gennaio, devo verificare. Non vi dico che cos'è, stavolta ci rivedremo direttamente in live.
però guarderemo, inizieremo guardando gli esercizi che tutti quanti hanno fatto su questo tema, andremo a dargli un'occhiata assieme e poi introdurremo topic nuovo per l'aula studio, perché ormai faremo tutti fisso mercoledì. Come dicevo, appunto, questo video viene caricato su YouTube come verrà fatto tutte anche le altre live studio e probabilmente lo dividerò magari in parte 1, parte 2, adesso non lo so, devo verificare un attimino per cercare di renderlo anche un po' più distensivo e facile da leggere, ma vedremo cosa sarà. Niente. Sarà qui a disposizione, tutto il materiale fatto da me, fatto dai ragazzi, sarà su Discord del canale, metterò il link sia al Discord che alle live di Twitch per venire in diretta a fare domande direttamente sotto al video. Mi dispiace che non, il file originale della live sia stato inutilizzabile adesso perché normalmente io comunque se ci sono delle domande interessanti le includo sempre alla fine della spiegazione ed è quello che facciamo fondamentalmente, quindi chiunque vuole alla fine dopo la piccola introduzione può fare domande e trasformare questa lezione frontale in un dibattito vero e proprio. Quindi vi invito a vederci di mercoledì per i prossimi argomenti, nel caso non possiate, dopo 5 giorni circa, i materiali della lezione verranno caricati appunto sulle varie piattaforme. Vi ringrazio per la compagnia, spero che possa questa delucidazione esservi stata in qualche modo utile e ci rivediamo presto con quello che comporta. Aule studio, disegno assieme e una volta ogni tanto qualche chiacchiera e cazzeggio for fun. Ok? Buon pomeriggio.